Grazie, molto gentili, grazie. Io ve lo so, vi ricorderò per sempre le mie preghiere, ovviamente da vivi, perché avete capito chiaro che io sono un festaiolo. Ricordatevi, l'ho sempre detto, che le feste fanno allegria, allegria fa buon sangue e buon sangue fa salute, che ne abbiamo sempre bisogno, è vero? Noi la salute la apprezziamo quando non ce l'abbiamo, quando ce l'abbiamo non ce l'apprezziamo. Grazie, veramente molto gentili, ma mi dovete concedere un saluto, come sempre, a modo mio, perché se no non sto bene, non mi sento bene dentro, posso salutarlo a modo mio, e viva il pubblico di Versailles! Vieni! E stasera iniziamo proprio con un coro a dir poco eccezionale, megalattico, da origini lontane, ma che ovviamente ha l'effervescenza di Marsaglia. Signore e signori, il primo coro di stasera è il coro di Marsaglia! Vai! E vi invito sul palco, prego. Il tempo appena di preparare i microfoni, di disporsi sul palco. Stasera abbiamo il piacere di averli proprio al completo. Poi intanto volevo informare il gentile pubblico che i cori si esibiranno prima con tre canzoni ciascheduno, quindi tre uno, tre l'altro, tre l'altro, tre l'altro. Poi ci sarà l'intervallo e poi altre tre canzoni per ogni coro, eventualmente bis, eccetera, li faremo nel secondo giro. Bene, il coro di Marsaglia è ancora, sì, ancora un attimo, io volevo dirvi una cosa. So benissimo che tutti voi, come me, siete convinti che i cori nostri, questi cori cosiddetti da osteria, ma sicuramente non sono solo cose di osteria, portano una cultura, portano una doppia cultura, perché raccontano nella canzone fatti accaduti, ma quel che più conta, non dimenticatelo, sono i cori che cantavano i nostri nonni, che cantavano i nostri papà, che cantavano i nostri zii, che rappresentavano dei momenti importanti della vita delle nostre montagne. Erano i momenti in cui, dovete ricordare, si andava a mondare il riso, era il momento in cui si andava a tagliare il riso, era il momento in cui si andava a fare la legna in Lombardia, era insomma un momento importante per le nostre vallate che purtroppo non davano lavoro a tutti e quindi si doveva andare. Bene, questi momenti, queste sensazioni le riviviamo con la prima canzone che ci fa ascoltare il coro di Marsaglia ed è il Barcarolo. Signori, il coro di Marsaglia, prego! Facevo il barcaiolo, la barca in mezzo al mare una scogliera, in un caffè mentre bevevo un giorno, la riconobbi più carina né più sincera. Cosetta, cos'è?
Era il coro di Marsaglia con delle voci eccezionali, favolose, veramente bravi. Ho detto che fanno rivivere sicuramente quelle emozioni di quel tempo di cui vi parlavo. Adesso passiamo alla seconda esecuzione. È sicuramente un'esecuzione che ricorderete, che molti avranno cantato magari anche da soli in qualche bosco, e la canzone è Quand'ero piccina. Prego. Son deciso, son deciso di salire su di quella, su di quella finestrella. Era Quand'ero piccina, veramente bravi, eccezionali. E adesso con dei bassi che a dir poco, perché io volevo farvi notare una cosa: certamente il coro sono tanti, ma è una persona sola, perché è un'anima sola, ma si notano sempre le prime voci, sicuramente si apprezzano, ma vi pregherei tanto di notare anche i bassi, perché ci sono dei bassi, anzi poi nella presentazione ve lo farò sentire, perché ragazzi è un basso veramente da scardinare le casse dell'impianto. Passiamo alla terza esecuzione, stupenda, una canzone di tanti ricordi, è Scrivimi, prego. No, scusi. No, niente, c'è un errore che correggiamo. Bersagliere 100 penne, la stiappa in adobbi, ma va bene lo stesso. Bersagliere 100 penne, prego. Bersagliere a 100 penne, ma l'alpino che ama solo.
partigiano c'è la nessuna sta sui mondi a guerreggiare là sui monti la neve cade tutto dorme veramente bravi, eccezionali, favoloso, favolosi. Era proprio Bersagliere a 100 penne, era lui, sì sì. E adesso facciamo solo 3 esecuzioni al primo giro, perché così ve li vediamo presentare tutti. E volevo tornare a fare un ringraziamento a voi, cioè al pubblico, perché la serata di stasera ha un duplice scopo, quello ovviamente di far divertire, ma poi anche perché, come sapete, il ricavato sarà devoluto per la delegazione della Croce Rossa di Bobbio. Sicuramente nella Croce Rossa voi sapete che è volontariato, anzi, lasciatemi dire una cosa personale, io la notte, anch'io sono un milite volontario della Croce Rossa, e proprio la notte passata ho fatto la nottata alla Croce Rossa con vari soccorsi, vari interventi, e vi posso garantire che vivere insieme a questi militi volontari è veramente una cosa piacevole. Bene, stasera la vostra presenza è proprio di ringraziamento per tutti questi ragazzi che lavorano. Quindi, se vi permettete, domani sera, fra l'altro, ci sarà la premiazione del signor sindaco di Fausto per appunto per il rappresentante della delegazione di Bobbio, ma noi da stasera gli anticipiamo già un applauso. E viva la delegazione della Croce Rossa di Bobbio! Vai! Poi fra l'altro li conosco tutti, perché sono tutti amici che conosciamo sempre.